Dunque c'è una grande attenzione sull'Arezzo Calcio ed è inevitabile perché la squadra è, come dire, uno dei simboli della città, un simbolo sportivo però importante, fra i tanti simboli sportivi forse il più visibile, no? Per cui non può essere abbandonata, un fallimento della squadra, non dico che è un fallimento della città, ma è un altro colpo fortissimo all'immagine della città, quindi il supporto deve venire da tutti e non poteva non venire da parte dell'amministrazione. Ora si dà il caso che il sindaco diventa anche in questo caso istituzione, è istituzione e conferma questa sua prerogativa di poter, come dire, fare da garante nei confronti di situazioni che si sono verificate nel passato e nel presente. Mi riferisco ai numerosi imprenditori che si sono affacciati sulla nostra, diciamo, città per capire se c'erano gli spazi per poter intervenire sulla società sportiva acquistandola e facendo un'operazione immobiliare sempre legata allo sport, ma comunque di tipo commerciale sostanzialmente sullo stadio. Purtroppo il forte debito accumulato dall'Arezzo non ha reso evidentemente appetibili queste iniziative, per cui ne ho incontrati diversi, ma poi alla fine tutti hanno deciso che non c'erano i margini economici per poter fare l'operazione. Devo anche dire che prima di questi c'era stata una creazione di un pool di imprenditori che a vario titolo e in misura diversa, ma comunque coordinati da un imprenditore non aretino che è Di Matteo, si erano fatti carico di acquistare la società e c'era un accordo generalizzato, anche se non formale, per acquistarla con quel debito per portarla in fondo. Di fatto questa operazione non è stata, diciamo, seguita dal presidente Ferretti, che aveva la disponibilità del 99% delle quote della società, e lui ha venduto a un altro gruppo. Altro gruppo, che è quello che attualmente è proprietario dell'Arezzo, che ha pagato i primi due stipendi, le prime due rate necessarie per mantenere la società in attivo, non in attivo, insomma viva, e dopodiché i pagamenti sono cessati, e sapete, quindi la crisi attuale di questi giorni. Quindi sono ripartito con una serie di contatti con gli imprenditori come nel passato, solo che le condizioni sono peggiorate perché il debito è aumentato, perché la squadra ha subito già punti di penalizzazione, quindi, come dire alla retina, non è un boccon da ghiotti. Allora è evidente che una delle possibilità per sfangarla, per riuscire a mantenere la squadra in piedi, portarla fino a fine campionato e poi vendere il titolo sportivo depurato, quindi dei debiti non sportivi, a un pool di imprenditori interessati è quello del fallimento con l'esercizio provvisorio. Di questo sono andato a parlare con il presidente del tribunale, che mi ha cortesemente ricevuto e mi ha dato anche delle indicazioni sulla possibilità o meno di seguire questa strada, che è possibile seguire. Tra l'altro abbiamo un parallelo in questi giorni a Vicenza, che ha subito la stessa storia e loro stanno andando avanti con esercizio provvisorio. Nell'esercizio provvisorio chiaramente c'è sempre comunque bisogno di risorse, e quindi anche per questo io ho già ricontattato Di Matteo, che sembrerebbe disponibile a seguire questa strada, che è meno onerosa per chi si fa carico di. Non è garantita al momento attuale perché, diciamo, alla fine di questa, del campionato comunque il titolo sportivo va all'asta, e quindi c'è da vedere se è possibile che ci sia una riserva, una garanzia per chi ci ha messo i soldi in questa fase transitoria. Questo non lo so, è tutto da verificare. Però la strada sembrerebbe essere questa, ed è anche quella che ci ha suggerito la Lega Pro. È venuto qui da me il segretario generale Ghirelli, perugino tra l'altro, che ci ha dato una mano, devo dire, anzi lo ringrazio pubblicamente, perché è lui che ci ha dato l'indicazione di quali sono i canali da dover percorrere per arrivare in fondo alla vicenda. Ed è lui che, dopo averlo concordato con me, ha chiesto oltretutto lo spostamento della partita di domenica con Livorno ad altra data da destinarsi, perché in questo momento sarebbe una partita a rischio da tanti punti di vista, anche perché ci sono, e l'abbiamo purtroppo visto, delle tensioni forti in seno alla tifoseria Amaranto, aretina, e vedersi arrivare qui a Livorno in queste condizioni probabilmente non sarebbe stato semplicissimo mantenere correttamente l'ordine pubblico. Quindi grazie Francesco Ghirelli. La strada è aperta, però ancora da percorrere tutta, e quindi il sindaco è presente e farò da punto di riferimento per tutte quelle che saranno le azioni di verifica e di, tra virgolette, garanzia che un'amministrazione può dare sul futuro degli impianti sportivi dello stadio Città di Arezzo. Anche perché c'è proprio il discorso relativo agli impianti, è quello il valore, insomma, che un po' attira gli eventuali investitori.
Ma devo dire che questo è l'incipit che hanno avuto tutti gli investitori stranieri, mi riferisco ai fondi di investimento sostanzialmente. Di Matteo, quando ci ho parlato 4 mesi fa ormai, è un imprenditore, quindi aveva come accessorio anche quello che è il tema dello sviluppo economico e commerciale dello stadio, ma lui partiva correttamente dallo sviluppo di una società sportiva, anche perché lo ha fatto, se non ricordo male, a Ferrara, quindi lui è appassionato di calcio ed è anche imprenditore. È evidente che certe risorse si trovano modificando un po' le funzioni che stanno nello stadio, ma il nucleo centrale è la squadra, è la parte sportiva. E è questo che è mancato sempre ai partner stranieri, alle società che rappresentano nel bene e nel male dei fondi di investimento. Io ce li ho sempre riportati nei colloqui che io dicevo, guardate che comunque il nucleo centrale è una squadra di calcio, poi sì, il commerciale, le palestre, tutto quello che volete, però non vi scordate che noi abbiamo a che fare con una squadra di calcio, quindi di questa ci dobbiamo occupare. Comunque non c'erano margini economici e si sono dissolti tutti nella nebbia questi investitori, perché il debito di quasi o oltre o poco più o poco meno di 2 milioni di euro evidentemente non consente di avere un investimento sufficientemente redditivo, anche se perlomeno con uno degli investitori si è mandati abbastanza nel dettaglio. Loro hanno fatto uno studio di fattibilità che prevedeva l'utilizzo dello stadio e quindi l'affidamento in gestione a questo soggetto per un periodo molto lungo. Però diciamo che io non ho difficoltà ad ammettere che un soggetto possa prendere per un periodo anche molto lungo lo stadio. Lo stadio per noi è di proprietà del comune e tale rimane, però che me lo gestisca un soggetto che mi fa le manutenzioni straordinarie, che lo rimette in pristino meglio di quanto non sia adesso, lo vedo positivamente. Però bisogna ricordarsi sempre che dentro quello stadio ci gioca la squadra dell'Arezzo. E questa è la questione che mi fa vedere ancora una volta, lo devo dire e lo ringrazio se rimarrà della partita, di Matteo come uno dei più probabili acquirenti della società a fine percorso. E un'altra domanda è riferita a Ghirelli, che ha fatto i complimenti all'amministrazione perché ha detto si sta muovendo molto bene, però le volevo anche chiedere cosa ne pensa della Neus che sta dicendo che stanno continuando a trattare, se si è fatto un'idea se è credibile o meno questa pista. Ma e come fanno a essere credibili quando è stato chiesto un versamento, sì, significativo perché si parlava di oltre 300.000 euro, ma per una società come Neos, che mi risulta molto liquida e sana, non è, ora non voglio dire che sono come 300 euro per me, ma insomma era fattibile. Però a fronte del fatto che si era chiesto comunque che pagassero e qualcuno aveva detto ci sta pensando un fondo inglese, ma se non arriveranno i soldi del fondo inglese pagheremo noi direttamente, questo non è avvenuto. E io non posso dare affidabilità e pensare che domani facciano meglio di quanto hanno fatto nel passato, e quindi purtroppo dobbiamo fidarci di chi invece ci ha dato assicurazioni avendo un passato dal punto di vista calcistico spendibile. Mi riferisco ancora una volta a Di Matteo, gli fischieranno gli orecchie questa mattina. Mi vorrei concludere questo ragionamento con un appello sincero. Io poi dovevo vedere l'allenatore, ma non siamo riusciti a interfacciarci in questi giorni perché c'è stata troppa confusione. Comunque l'appello che faccio a lui e soprattutto alla squadra è di farsi un sereno esame di coscienza. È vero che loro in questo momento devono avere dei denari, non c'è nessun dubbio, ed è anche vero che si gioca male sapendo che non si è stati pagati per lungo tempo, però se loro non giocano tutto questo discorso finisce e non so neanche che vantaggio ne possano avere da un punto di vista economico, visto che la campagna acquisti ormai è chiusa, visto che se non giocano ora probabilmente non giocano fino al prossimo anno, non so che vantaggi ne possano avere. Quindi li esorto veramente a farsi carico di un rischio che in questo momento c'è, ma è minore se si intraprende la strada dell'esercizio provvisorio rispetto a quello che si avrebbe avuto con una situazione sempre incerta di una società che un mese paga e un mese non paga. L'esercizio provvisorio, siccome c'è un curatore che lo manda avanti, alla fine dà delle garanzie più, pur essendo dentro una procedura fallimentare, di quanto non dia una gestione ordinaria in capo a un soggetto che deve rimettere 2 milioni di debito. Insomma, quindi lei è fiducioso su questo, sul modello di scienza? Io sono un ottimista. No, però ha degli elementi che le permettono di essere fiducioso su questo modello? Sì, ho degli elementi. Tra questi, ripeto, anche l'appoggio forte che ci ha dato, l'esperienza che ci ha dato la Lega Pro.